Sono venuta a riportarti questo. Ci sono delle bellissime poesie nel tuo quaderno, le hai scritte tu? Cosa? Le poesie le hai scritte tu? Sì, le ho scritte io queste, sì. Sono molto belle. Grazie. Sei venuta a chiedermi questo? Ne hai altre? Stai parlando ancora di queste poesie mie? Sì, certo, stiamo parlando delle tue poesie, ne hai altre? Ascolta, Nino, io mi fa molto piacere che ti piacciono le cose che ho scritto, però questa cosa è veramente buffa. Non so, non sta, scusa, non fraintendermi, non è che tu sia buffo ai tuoi sentimenti, ma è abbastanza assurdo in una situazione come quella che io ho appena vissuto trovarsi a parlare delle mie stupide poesie. Non sono stupide, sono molto belle. Sì, certo. Ne hai altre? Guarda, io in realtà avevo intenzione di scrivere un bel libro di poesie, però poi non l'ho mai fatto. Quindi ho queste che ho scritto così e non ti nascondo che questo tuo interesse così appassionato un pochino mi stimola l'idea di rimettermi a scrivere. Non ne hai quindi, scusa. No, io ho queste. Tu hai scritto solo 7 poesie. Sì, che c'è? Non sono abbastanza prolifico. L'ho scritta 2 anni fa, fra l'altro, non so neanche perché stanno qua, le devo buttare. Non si buttano le poesie. Sì, però ascolta, io non sono un poeta, ovviamente sono un professore di letteratura, per cui un po' ne capisco. La realtà è semplicemente che io 2 anni fa ho passato un'estate con una tipa che mi ha un po' sconvolto e ho scritto le poesie come quindicenne, però non l'ho mai fatto né prima, né dopo, e poi soprattutto non lo farò mai più. Perché? Perché? Perché non serve a niente.